L'ex caserma Melegnano, tra via Lodino e via Fanfulla Lodi, tornerà a vivere. Lo farà tra 4 anni, quando il vasto edificio risalente all'Ottocento diventerà la nuova sede della Guardia di Finanza del capoluogo laudense. Il progetto di recupero dell'ex caserma è stato presentato in pompa magna nel cortile interno della Prefettura di Lodi, in Corso Umberto, alla presenza di due autorità di spicco: il comandante generale delle Fiamme Gialle, Giuseppe Zaffarana, ed il ministro alla difesa, Lorenzo Guerini. Ad aprire la cerimonia è il prefetto Marcello Cardona, che ha ricordato nel suo intervento l'impegno garantito dalle forze dell'ordine in occasione del contagio da coronavirus che ha colpito in maniera decisa tutto il Lodigiano. La parola è passata poi al comandante provinciale della Guardia di Finanza, Vincenzo Andreone, che ha osservato come dopo 25 anni passate nelle due sedi distinte di Viale delle Rimembranze e via Vistarini, le fiamme gialle della città potranno contare su un'unica sede. Poi i ringraziamenti del sindaco Sara Casanova agli enti pubblici che hanno consentito di poter completare il recupero del quadrilatero di via Fanfulla con questo progetto da 8 milioni di euro. Sono stati quindi i rappresentanti del demanio, proprietario dell'immobile, ad illustrare in ampia sintesi le caratteristiche dell'intervento di recupero dell'ex caserma. Le fiamme gialle in forza alla città di Lodi, ha tenuto a confermare il comandante generale Zaffarana, potranno disporre finalmente di una sede unificata, adeguata al servizio che deve essere garantito dal corpo. Intervento conclusivo affidato infine al ministro Guerini. Allora, con questo recupero si completa il recupero di via Fanfulla, voluto proprio da Lorenzo Guerini, primo presidente della provincia di Lodi. È una soddisfazione. Innanzitutto è una constatazione che sto diventando vecchio, perché diciamo, il recupero è iniziato di via Fanfulla è iniziato un po' di anni fa. Anche lì c'era un'esigenza, l'esigenza della provincia di dotarsi di una nuova sede, è stata trasformata in un'opportunità per la città perché si è recuperato un edificio del 1500 e quel recupero ha dato il via poi ai recuperi successivi che hanno coinvolto San Domenico, che hanno coinvolto altre strutture che sono presenti in quella via. In questo passaggio di oggi è un ulteriore tassello di un'attività di riqualificazione importante che ha messo in campo ingenti risorse e che credo oggi consegni alla città e la consegnerà ancora di più in futuro una porzione urbanistica riqualificata e importante e vivibile. Quindi il territorio riparte. Il territorio io credo che sia ripartito già grazie alla tenacia dei lodigiani. Alla tenacia dei nostri concittadini, alla tenacia delle imprese lodigiane, alla tenacia delle istituzioni territoriali, alla tenacia e alla volontà di guardare avanti di tutto il sistema, anche della protezione civile, dell'assistenza che in questi mesi si è prodigato per superare l'emergenza che abbiamo vissuto. Questa è anche la testimonianza di un territorio, il progetto di oggi è la testimonianza di un territorio che guarda avanti, non dimenticandosi quello che è successo, anzi ricordando quotidianamente le persone che non sono più tra noi, le sofferenze che il territorio ha patito, le difficoltà conseguenti a alle misure anche che sono state decise, ma guardando però avanti, cercando di fare quello che deve essere fatto per farlo ripartire appieno dentro la ripartenza che noi ci auguriamo possa essere una ripartenza che interessa tutto il nostro Paese. Grazie. Grazie.